Più che un centro vaccinale sembra una ludoteca, così è apparsa la sede della stazione di Porta Nuova a Pescara, che da oggi accoglierà i bimbi dai 5 agli 11 anni per le vaccinazioni anti-Covid. La scelta dell'ASL di Pescara è stata quella di un percorso riservato ai più piccoli, con giochi, poster e animazioni, grazie ai tanti volontari e in particolare alla Dricesta Onlus e alla sua presidente Carla Panzino, il primo a essere vaccinato e il piccolo Lorenzo, che è accompagnato dalla mamma. Ma tu sarai il primo dei vaccinati qui a Pescara? A quanto pare sì. Lorenzo, perché ti vaccini? Almeno così siamo... Non basta, però almeno una semplificazione in più per non prendere il Covid. Devo dire che Lorenzo ha le idee ben chiare, lo chiediamo alla mamma. Sì, sì, è vero, è chiarissimo, è decisissimo. E il secondo vaccinato di Pescara è Lorenzo. Insomma, i Lorenzo vanno alla grande. Ho costretto mia mamma a prenotare prima in anticipo, perché voglio che il Covid se ne vada. Stamattina era super entusiasta e gasato di questa vaccinazione. Speriamo di fare la scelta migliore. Insomma, una speranza, dice il dottor Di Luzio, responsabile campagna vaccinale ASL Pescara, che lascia ben sperare e si rivolge ai genitori dicendo che il vaccino è sicuro e importante. La sede vaccinale di Porta Nuova Pescara resterà aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ci sono già i primi numeri per la provincia di Pescara. Ma i numeri inizialmente abbiamo scelto di non fare tantissime dosi per vedere i tempi, le modalità del percorso. Però devo dire che siamo ben contenti perché abbiamo già riempito le slot per la metà della prossima settimana. Oltre naturalmente al personale sanitario, ci sono i volontari che hanno contribuito a rendere familiare il centro vaccinale per tranquillizzare più che i bambini e i genitori. Fondamentale l'apporto della Dricesta Onlus e della presidente Carla Panzino. Beh sì, io ricordo quando portavo anche i bambini a vaccinare per le semplici vaccinazioni obbligatorie, che obiettivamente andava rassicurato il bambino, ma anche i genitori, perché i genitori sono più consapevoli di eventuali rischi che vengono poi alle volte anche riferiti dai pediatri, ma comunque sono sempre importanti. E allora un po' per dare quest'area di benvenuto, di allegria, di colore ai bambini, ma anche di rasserenamento più forse anche ai genitori. Sindaco, questa struttura messa a disposizione dal comune che ha sposato questa idea dell'ASL. Sì, quando la ASL ci chiama noi rispondiamo presente per il bene dei cittadini di Pescara. Abbiamo attivato nei mesi scorsi il centro vaccinale alla ex stazione di Porta Nuova e oggi abbiamo raccolto anche un appello del governo e abbiamo attivato a Pescara il servizio di vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni. Particolare per tutti i bimbi e bimbe vaccinate l'attestato di coraggio per come hanno affrontato la pandemia e anche il vaccino.